stamattina sulle VPN, quello che abbiamo detto, vado senza microfono, tanto penso che... Ok, quello che abbiamo detto stamattina, inerente alle VPN e alla potenzialità delle VPN, la cosa che forse non abbiamo detto nello specifico è che dentro ci può passare qualsiasi cosa che sia voce, video e dati. Quindi la VPN non fa soltanto navigazione web, che è quella che noi abbiamo concentrato stamattina per semplicità didattiche, ma dentro questa VPN ci possiamo buttare qualsiasi cosa, perché l'importante è che sia un pacchetto IP. Ok? Ora io ho un compito molto arduo, in 14 minuti vi devo spiegare che cos'è il VoIP. Ok, quindi vediamo che cosa riesco a fare. E questo vuol dire che la parte pratica, cioè sta cosa che ho consumato corrente 2 giorni, praticamente non la possiamo far vedere perché finisce il tempo. Come al solito io ho la mia metodologia senza slide, ok? Primo perché non c'è tempo, secondo perché la preferisco come metodo istruttivo. Allora, abbiamo detto che la rete è formata da tutti quei bei pezzi che abbiamo visto ieri, sono tutti quanti sorgenti. Questa rete la posso fare cifrata o non cifrata con tutti i protocolli e le modalità che abbiamo visto stamattina. Adesso, sopra questa rete di trasporto, io ci posso poggiare un servizio VoIP. Quindi, che cosa succede? Succede che devo aggiungere alcuni pezzi qua dentro che sono necessari affinché fa una chiamata, in cui ormai costano veramente 2 lire una chiamata da un cellulare o un altro cellulare. Un'altra cosa è tirare su un'applicazione che sta always on su internet, perché deve andare a vedere con un sistema di controllo che in gergo tecnico si chiama Kiki Live, che raggiunge quel sito. Per cui se io non ho un contratto flat dati sul mio dispositivo, mi conviene fare la chiamata in gongo dal cellulare perché mi costa sicuramente di meno. Io mi serve la bolletta da 3.000-4.000 euro perché ho attivato il VoIP. Quindi, more attention please. Ok? Adesso mi resta solo 3 minuti per spiegarvi come devo fare per intercettare il traffico qua, no? Vedo se posso fare miracolo. Allora, io sono sempre quel famoso computer rosso che sta lì. Voglio intercettare, captare il traffico tra la chiamata che fa un telefono installato su un'applicazione ed il mio telefono fisico. Secondo il vostro eccellente parere, se mi sbagliate mi frusto uno per uno, dove mi metto io per intercettare il traffico in una cosa del genere? Qual è il punto migliore? Il gateway, sì, il switch. È lo switch. Perché non è il gateway? Perché se io faccio una chiamata tra un computer e un telefono che sta nella mia rete, io al gateway non ci vado. Io vado qui sul gateway solo quando devo chiamare una numerazione che io non conosco. Io centralino conosco tutte le numerazioni della mia azienda, non posso conoscere la numerazione di casa sua, allora la chiedo al gateway. Per cui se io mi metto a intercettare qui, io qui vedrò solo il traffico telefonico che non appartiene a questo mondo. In questo scenario è giusto intercettare qui. Perché? Perché io da qui riesco a prendere il traffico da qualsiasi parte, sia che parla questo con il telefono VoIP, sia che questo va verso internet, sia che questo va verso internet, da qua a Dalla. Ok? Ritornando al discorso di prima di autorizzato o non autorizzato, se io sono autorizzato a fare una cosa del genere, tutti gli switch hanno la possibilità di configurare switch moderni, ovviamente prendete la roba di scaffale perché ci potreste avere qualche problema, tutti gli switch hanno la possibilità di configurare una porta in span. Che cos'è? È una porta dove viene copiato letteralmente tutto il traffico appartenendo a un blocco di porte. Vi faccio un esempio. Se io devo intercettare il traffico che va da questo computer a un telefono cellulare che sta qua, e la porta dove è attaccato il telefono è la 1, io configuro questa porta qua e dico allo switch: tutto il traffico che arriva sulla porta 1 me lo devi copiare sulla porta X, in questo caso la 24.
Quindi questa è la metodologia con la quale si fa quando uno vuole fare le cose per bene. Ma io, dopo che ho girato il traffico qua, qui ho bisogno di qualcuno che è in grado di decodificare questo segnale, che sono pacchetti IP allo stesso modo, come una navigazione, in un segnale, in una conversazione telefonica. Ci sono mille siti che fanno, mille tool che fanno questa cosa, quindi aiuto con le slide perché così facciamo prima. Poi queste qui ve le lasciamo, così se volete andare ad approfondire le cose potete. Tra i più comuni che ci sono, diciamo che sono questi. Sono tutti open source, quindi li metto qui perché sono tutti tutta roba funzionale. WhatsApp è quello più comune di tutti, che è il tool che mi permette di catturare il traffico e di ricostruirlo. Ma nello specifico, per il VoIP, ce ne sono due che sono molto più potenti. Uno si chiama ChimeApple e uno si chiama SidVicious. ChimeApple è un tool di attacco multipurpose, cioè fa mille cose, fa query al database, fa ricostruzione del traffico, fa brute force attack sulle password, fa un miliardo di cose. SidVicious invece è un tool molto molto bello, perché se voi lo scrivete su internet e vedete poi un filmato della persona che l'ha creato, in 3 minuti prende possesso del centralino IP, si trasforma in telefono, intercetta il traffico e lo ricostruisce. Wireshark vi dà il traffico grezzo, cioè poi ci vuole qualcuno che si rimette lì col protocollo e lo riva a ricostruire. ChimeApple invece non vi dà il traffico grezzo, ma vi dà una schermata del genere dove c'è scritto a che ora è cominciata una chiamata, a che ora è terminata, chi ha iniziato la chiamata, dove è andata a finire, ma fantastico il punto wave. Quindi non mi devo nemmeno sforzare per ricostruire il traffico, faccio tasto destro, apri applicazione e mi ascolto la bella telefonata. Qui stiamo parlando sempre tutto chiaro, ok? Perché per la roba cifrata l'abbiamo già detto prima che c'è sostanza. C'ho solo 2 minuti. Che cosa succede? Siccome ormai tutti i tool che prima facevano solo chat, ora fanno anche voi sono IP, mi sono divertito un giorno. I nomi sono nascosti apposta, ragazzi, che se questa è una cosa vera non vorrei passare i guai. Ci sono un po' di tool in giro, esistono per tutte le applicazioni che fanno sta roba qua, non è un attacco mirato al vento che produce quella cosa, ci sono per tutti, cioè, per tutti gli altri brand ci stanno anche questi stessi tool. Che cosa fa? In particolare questo tool che sto usando qua è proprio Messenger Monitor Session, quindi è questo qua. Non solo ricostruisce ed è in grado di sniffare il traffico, ma la cosa più bella di tutti è che ricostruisce anche la chat, quindi in tutte le lingue del mondo. Quindi io anche qui non mi devo nemmeno sforzare a ricostruire che cosa sta scrivendo, ma con un tool del genere c'è qualcuno che lo fa per me. Ciao, come stai? Attenzione, presenta. Bene, grazie. Quindi, arrivo subito un attimo. Come faccio ad ottenere questa cosa? Questa cosa si ottiene con varie tecniche di attacco. Però siccome in questo momento dobbiamo fare cose legali, si fa con la porta in spam. Quindi quella mi copia il traffico, poi a seconda dell'applicazione che io uso, ce n'è qualcuna che prende i dati raw e poi li devo ricostruire, ce n'è qualcun'altra invece che in autonomia mi ricostruisce il traffico e la sessione che io stavo vedendo prima. Ma questo su quel discorso del... Non sapevo. Altre domande? Sono andato di corsa, ragazzi, scusate, lo so, ma... abbiamo dovuto tagliare un po' per motivi di tempo. Semplice, però è qui, ne approfittiamo. Vai, sto qua. Quasi tutti i dispositivi riescono a fare con scan. Declina meglio la domanda perché... Parliamo di prodotti fondamentalmente da banco, senza entrare sulle soluzioni commerciali, professionali. Sì.
dico, la porta in spanne che la fa? Sì. La porta in spanne la fanno quasi tutti gli switch, ormai è una funzionalità standard, quindi non c'è nulla di proprietario, anche ancora una volta, tutto quello che diciamo è tutto standard. Quindi se tu vai su internet e devi comprare quel prodotto, scrivi il nome del prodotto, spanne vicino, se non ce l'ha vuol dire che ce l'ha, ovviamente. Ci sarebbero un'altra miliardo di cose da dire, ma altra cosa che vi volevo dire in merito alla funzione del sito, lo vediamo perché sennò mi ammazzo. Ma se io devo intercettare il traffico telefonico da il telefono normale, cioè quello che c'ha a casa mia madre, che poi non ce l'ha più perché c'ha, è passata IP2 lei, come faccio? Ci sono tutti questi problemi di ricostruire il traffico, di non ricostruirlo, tutti questi casini che mi sono adattato in 10 minuti? Assolutamente no. Io vado bello, sereno e tranquillo, mi prendo due borsettine di questi, ma proprio questi qua volete comprare, se vendono in qualsiasi ferramenta. E siccome la telefonia tradizionale, oh ragazzi, qui stiamo parlando di roba non con cifratura militare, cosa normale di casa, non stiamo parlando di cose che utilizzano enti governativi, perché tutti questi ragionamenti poi devono prendere un'altra piega, qui parliamo dell'utente comune, ok? La precisazione va fatta perché sennò diventa una cosa che stai a raccontare. Quindi se io prendo una roba del genere, siccome il traffico del telefono di casa non ha cifratura, non è chiaro, non ha bisogno di essere ricostruito perché io già la voce lo riesco a capire, io uomo, la prima cosa che faccio, semplice, metto due spinottini di questi qua, uno attaccato al filo bianco, uno attaccato al filo rosso, con una cornetta io mi sento la telefonata, che è lo stesso meccanismo che voi utilizzate a casa quando ci avete più telefoni. Cioè a casa vostra sono sicuro che non c'è sta solo il telefono nel corridoio, ma ce ne sta uno sul comodino del letto, uno nello studio, il portatile, il desktop. Cioè nessuno di voi è andato a casa a mettere algoritmi di cifratura o configurare pacchetti T. Avete preso un filo, avete aggiunto brutalmente con le mani e magicamente tutti i telefoni si sono sentiti tutti insieme. Se io devo intercettare, utilizzare la stessa tecnica, poi invece di farla a casa di qualcuno faccio la cabina sotto casa. Con il VoIP, se io non ho un po' di strumenti, devo avere l'accesso, devo fare un po' di giochi, perché altrimenti non sento nulla. Ribadisco, tutto quello che abbiamo fatto vedere adesso è tutto chiaro. Se io faccio la VPN, quindi la remote, cioè la remote IPsec e VPN, quindi quella che ho fatto vedere io stamattina per capirci, perché non c'era praticamente un sistema per il quale io installo un client sul mio computer e faccio una VPN su un concentratore remoto e poi lancio il client per fare il VoIP, a volte che mi metto qui a spannare la roba, posso spannare tutto quello che voglio, ma io non riuscirò mai a ricostruire che cosa sta viaggiando all'interno di quel tubo, perché come abbiamo detto è cifrato, è autenticato, ci sono le chiavi e tutto quel discorso che abbiamo già fatto stamattina. E poi nelle slide ci sono anche, eccole qua, tutta la metodologia come funziona il SIP. C'è tutto, quali sono i pezzi, che cosa ne fanno parte, che cos'è lo stun, tutte queste cose qua, tutta roba che poi trovate qua dentro, ok? Ok, l'altra cosa che volevo farvi vedere, che però c'è un problema di tempo. Claudio, ma